Medico di riferimento, è questa la parola chiave che deve valere per tutti, medici, pazienti e loro rappresentanti, come il Calcit di Arezzo in questo caso. La ASL Toscana Sud-Est torna a rispondere sul tema dei medici oncologici dopo le polemiche degli ultimi giorni. La nostra unità operativa, interviene ancora una volta il direttore generale Desideri, per la quale entro 7-8 mesi avremo anche il direttore, è composta da 10 medici e quindi non ci sono problemi a garantire quello di riferimento per ogni paziente. Innanzitutto vogliamo che nessun paziente sia curato meno o meno bene, perché hanno tutti gli stessi diritti. Poi, prosegue Desideri, vogliamo momenti di confronto tra i medici, coinvolgendo anche quelli degli ospedali più piccoli attraverso i GOM, i gruppi oncologici multidisciplinari. Si tratta di gruppi che la nostra azienda ha attivato per prima in Toscana ben 20 anni fa. Il coinvolgimento, secondo Desideri, passa anche dalla sperimentazione clinica, che rappresenta la capacità innovativa dei nostri professionisti. L'organizzazione in rete adottata dalla ASL, precisa l'azienda, è il miglior presupposto per garantire la continuità assistenziale e la copertura di turni scoperti nel caso di ferie e malattie in qualsiasi punto erogante dell'oncologia. Tutto questo, insieme a una condivisione di obiettivi, strumenti e percorsi, sarà oggetto di un incontro con l'intero reparto che si terrà nei prossimi giorni, in modo da far sentire tutti i professionisti partecipi di una grande sfida etica: curare ogni singolo paziente nel miglior modo possibile, come già si sta facendo e come dimostrano i dati dell'azienda sull'aumento dell'aspettativa di vita al 5° anno dalla prima diagnosi di tumore.